a volte i sogni si avverano. Dico a volte e non sempre, perché non sempre abbiamo la voglia e la costanza per farli diventare realtà, ma vi assicuro che tutte le volte che ci si impegna per arrivare al proprio sogno, nel 100% dei casi, il sogno si avvera. Il mio amore per il drift credo sia nato ormai 10 anni fa. Continuavo a guardarmi i video di Best Motoring, che è la principale rivista giapponese dedicata alle automobili, ed è lì che ho conosciuto Tsuchiya. Ed è lì che ho conosciuto il drift. Mi sono detto, ok, la macchina da tutti i giorni ce l'hai. Vorresti anche una seconda auto per fare drift, ma non hai abbastanza soldi. Come facciamo? Era il 2018. Ho passato un periodo che andava dalla frustrazione al desiderio. Ero contento perché già sapevo che in qualche modo sarei riuscito ad averla, ma non avevo ancora capito come. Cos'è che vuoi fare? Il drifter! Cos'è? Un detersivo? Poi un giorno ho avuto l'illuminazione. E se faccio una raccolta fondi per comprare l'auto e poi regalarla ad un fan? Tanto a me non interessava possedere l'auto, volevo solo imparare. E se posso farci dei video sopra per campare e poi regalarla a qualcuno per renderlo felice, perché non provarci? Il resto della storia lo conoscete e lo trovate anche sul mio canale. Con 3 live ho raccolto più di 3.600 euro, ho preso un BMW 318 IS, l'ho reso un po' più carino e gli ho fatto quel poco che si poteva fare per mandarlo di traverso. L'ho poi regalato ad uno di voi ed è stata veramente una bella emozione. Arriviamo nel 2019, quando finalmente avevo qualche spicciolo messo via grazie ai lavori che ho trovato nel 2018. Un giorno sono sul mio gruppo di Telegram, un gruppo dedicato ai miei sostenitori più importanti, quelli che amano passioni motori e fanno parte di Patreon, che è appunto una piattaforma per sostenere i creator. Mi arriva un messaggio. Un certo Nicolò mi manda la foto di una Silvia S15 in perfette condizioni. Era solo piena di polvere perché il proprietario voleva trasferirsi all'estero e gli era rimasta sul groppone l'auto. Lo chiamo e mi dice il prezzo. Tutto ciò che monta è omologato a libretto. Ha 20 anni, quindi in Lombardia ha esenzione del bollo e riduzione dell'assicurazione essendo ASI. Capisco che è la mia occasione e che non posso farmela scappare. Ciao Nicolò, ma allora, la scelta sta a te. Calcola che così ti rimane davvero pochissimo a fine mese, hai poco margine. Dipende da te. Vuoi fare sto sacrificio? Fammi sapere. Ciao. Vado in banca, apro un mutuo. Mi faccio prestare la metà del prezzo totale dell'auto perché l'altra metà l'avevo già pronta. Compro l'auto. A quel punto decido finalmente di partire con il primo episodio della serie, chiamato Episodio 0. Lo giro e sono pazzo di gioia. Poco dopo, per uno stupidissimo difetto, un tubo che dal precedente proprietario non era stato coperto con lo scudo protettivo al calore, il tubo si buca, entra aria, giro magro e il blocco si spacca letteralmente. Il terzo cilindro è crepato. Video a caldo, a caldissimo. Non ho neanche sistemato la camera, non ho tolto i vestiti dietro il mio fratello. Cioè noi ci troviamo con un danno di non so quanti mila euro. Praticamente vado a prendermi un altro motore usato, che magari spendo 3.500 euro, che tra parentesi non li ho. In questo video stiamo parlando del mio sogno, quello di diventare drifter, quello di guidare come solitamente non si guida. Voglio andare di traverso, voglio danzare con la mia auto mentre il fumo delle mie gomme disegna come un pennello il mio passaggio. E quindi non mi sono arreso. Ho iniziato a capire chi potesse insegnarmi a fare drift, perché sapete, senza auto e senza conoscenze base, la strada sarebbe stata forse troppo lunga. Ho ricevuto un messaggio da un amico, il quale aveva un amico che per passione insegna a fare drift. Non ha una scuola e non è un istruttore, ma è un drifter ed è il primo che mi ha scritto e che forse crede in me. Prendo l'auto e mi precipito a Vicenza per partecipare alla sua Drift Experience. Per questa serie sul drift abbiamo un paio di sponsor. Se ovviamente qualcuno di voi ha un'altra azienda che vuole apporre la grafica o i suoi pezzi sulla Silvia per questi 10-15 episodi sul drift, scrivetemi la mail in descrizione. Come sponsor adesso abbiamo BF Simulatori. Diciamo che è stato forse il primissimo sponsor che ha creduto in questo progetto del drift e che devo anche ringraziare perché ho fatto un po' di prove sui suoi simulatori prima di arrivare qui a fare la vera prova
su Strada e trovate in descrizione il suo link. Quella che utilizzeremo per imparare sarà un 328 preparato con circa 220 cavalli. Adesso ve la faccio vedere. È incredibile quanto sia diversa un'auto da corsa rispetto ad una stradale. Per dirne una, sentite che casino infernale fa la pompa benzina con questo suono continuo che fa proprio race car. Lui è Matteo. E come vi dicevo, è il primo che ha voluto provare a insegnarmi qualcosa. Iniziamo col primo esercizio. Dovendo tu continuare a controsterzare, a gestire lo sterzo, hai bisogno di un po' più spazio. Ti consiglio di avvicinarti, ma non troppo. Matteo, ho notato che è un tipo molto preciso. Dopo avermi spiegato veramente tutto ciò di cui avevo bisogno, mi ha preparato per il primo esercizio. In questo caso proviamo ad azionare il freno a mano senza far spegnere il motore. Come? Imparando a premere la frizione al momento giusto. Dietro è saldato, eh? Dietro è il differenziale bloccato al 100%. Sterzo. Dove sono? Ok, perfetto. Aumentiamo un po' la velocità. Dopo ulteriori prove di freno a mano, passiamo al secondo esercizio. Freno a mano e proviamo a collegarci una ciambella intorno al cono. Ok, benissimo. Gas. Gas, gas, gas. Ok, dai. Fantastico. Che bella che sta macchina! E poi, per iniziare subito ad aumentare la difficoltà, giriamo in senso antiorario. Stavo un po' sottosterzando. E infatti stavo andando largo. Non è facile come sembra, perlomeno non all'inizio. Bravo, gas, 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 gas. Hai perso l'attimo. Cazzo. Il drift è basato sul cogliere l'attimo, un po' come la vita. C'è il momento giusto per fare ogni manovra e se perdi l'attimo è troppo tardi. Gas, gas, gas. Ok, dai, ci siamo. È il momento di collegare ciò che abbiamo appena appreso e fare la nostra prima curva in drift. Adesso, moda. Bravo, gas, 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 gas. Ok. Tira. Molla, molla, gas, 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 gas. Bella, cazzo. Cambia lato, vai dall'altro lato. Adesso c'è da ridere. E come sempre dall'altro lato è più difficile. Adesso tira. Gas. Ma alla fine basta continuare a provarci e ci si riesce sempre. Io non li ho presi per un pelo. Adesso colleghiamo due curve, tutte e due a sinistra. Gas, 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 gas. Ok, metti le dita, vai. Gas, 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 gas. Metti dritto il volante, vai. Tira. Gas, gas, gas. Bravo. E poi due a destra. Stesso esercizio, ma passiamo in mezzo, quindi fai una curva a destra, a sinistra, sempre con il freno a mano. Dopo tante, ma tante prove, nonostante fossi stremato, ho voluto provare a fare il cambio di direzione senza freno a mano. Non riuscendoci molto bene, ormai avevo perso la concentrazione, ma comunque questo è il risultato. È una bomba! Gas, 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 gas.
la concentrazione stai sbagliando di più di quando hai iniziato. Perché c'è l'adrenalina, c'è la voglia di girare, ci sono un sacco di problemi. Eh sì, Matteo, ci hai proprio beccato. C'è l'adrenalina, la voglia di riuscire, la voglia di uscirne vincenti e di dimostrare a se stessi che posso farlo. Una volta perlomeno sono riuscito, anche senza freno a mano, ma la strada da fare è ancora molto lunga. Però, ehi, con calma, siamo al primo episodio della serie e siamo solo all'inizio.